Grazie, eccomi tornata con un nuovo video. Finalmente sono inizia di saldi e oggi siamo stati al centro commerciale La Bufalotta, ma già ieri, come vi avevo detto nel vlog, vi lascio qui il link, e avevo fatto dei giretti e abbiamo trovato già qualcosina scontata. Ho davvero tante tante cose da farvi vedere, quindi cerco di non dilungarmi troppo, sennò come sempre viene un video lunghissimo. Mi scuso se sentite la voce strana, ma ho un mal di gola pazzesco. Primo acquisto, allora siamo stati da Terranova e come primo acquisto faccio vedere davvero la cosa di cui sono più entusiasta e vi lascerò comunque al lato una foto del prodotto indossato. Non so nemmeno come farvelo vedere così. Un cappotto doppio petto del mio ragazzo, lo cercava da parecchio e è blu scuro. È inutile che ve lo faccio vedere così, vi metto direttamente la foto al lato. E ogni volta lo trovavamo davvero a dei prezzi parecchio alti. Invece questo qui di partenza il prezzo, secondo me, per essere un cappotto di Terranova è alto. Oddio, lavora. E perché veniva 79,99. Lui l'ha pagato al 50%, 39,99. Quindi assolutamente un ottimo sconto. È davvero carinissimo, è morbidissimo e davvero caldo. E quindi sono contenta, insomma, che l'abbia trovato. Sempre da Terranova io invece, anche qui vi lascerò la foto al lato, ho preso questo maglione. È un maglione a girocollo e abbastanza lungo, blu elettrico, e al lato ha queste zip argento che si possono lasciare sia chiuse che aperto per un effetto un pochino più morbido. Questo è il prezzo di partenza. Era 19,99 e io l'ho pagato 9,90 euro, quindi direi ottimo. Tra l'altro è proprio di quelli caldi, lanosi. Invece da Zuiki ho trovato un paio di stivali davvero davvero carini. E gli stivali in questione sono questi qui. Sono dei semplici stivali neri con la fibbietta. La particolarità è che, infatti c'è il segno, possono andare anche rigirati. Aspettate, se riesco. Ok, che è come tra l'altro oggi li ho indossati, li portavo, e quindi rimane dentro, sono tutti pelusciati, pieni di questo peletto bianco. Infatti devo dire che tiene davvero caldissimo. Io poi ho i piedi perennemente freddi ed è davvero morbido e davvero caldo. Questi venivano 25,99 euro e li abbiamo pagati 15,99 euro, quindi ottimo. Poi finisco con gli acquisti di ieri. Scarpe scarpe, c'era lo Stand Essence, devo ricordarmi dove ho messo la bustina, ok. Ho preso due cosine. Allora, ho preso questo temperino perché è quello che ho di Kiko, sta cominciando a cedere, che ha da un lato il buco più grande e dal lato il buchino più piccolo e ha, diciamo, il contenitorino all'interno. E questo qui abbiamo pagato, questo qui viene 1,29 euro. Queste ovviamente sono cose non in saldo, per questo volevo far vedere subito. E poi, cioè dopo che la cercavo da novembre, ultimo, ne ho trovato l'ultimo. E ho preso un blush della collezione Come to Town, che era quella appunto natalizia. La volevo da tantissimo e non riuscivo a trovarla. E questo blush qui è un fucsia, qua sembra proprio fucsia fucsia dalla videocamera, ma in realtà è un fucsia un po' pescato ed è di questi qui morbidi. Vedete che si vede l'impronta e piano piano riprende la forma. Ve lo faccio vedere. Ha la consistenza comunque di un blush in crema. Questo qui è il colore. È davvero semplice, insomma, è opaco, è da tutti i giorni, col fatto comunque che è in crema e si riesce a dosare bene il prodotto. Questa è la colorazione 01 Is That You Santa. Non so se me la mette a fuoco. Queste sono le cose acquistate ieri. L'altro giorno invece sono stata da Kiko, perché Kiko ha iniziato i saldi prima. Io ci sono stata 3 giorni fa, una cosa del genere, insomma. Io consiglio una cosa agli amanti di Kiko: girate più Kiko, perché io ne ho girati circa 3
e trovavano cose completamente diverse in saldo, ovvero di pezzi diversi di alcune collezioni un po' più vecchie. E quindi secondo me vale la pena farci un giretto. Inizio a far vedere le cose delle edizioni limitate. Allora, ho preso questo matitone e il Color Up Long Lasting Eyeshadow della collezione Daring Game. Questo è il numero 31, ma con questa scrittina dorata non si vede un piffero. Ed è davvero bello, ancora non l'ho provato, ma è davvero bello. Questo matitone qui ed è un blu jeans, a me viene proprio da dirvi. È metallico, diciamo un po' metallizzato per lato, è davvero particolare, non ha glitter comunque all'interno ed è davvero molto bello e soprattutto è morbidissimo. Questo qui, i prezzi che vi dico di questo, delle prime due cose che adesso vi faccio vedere, sono, mi sa, più bassi perché avevo mostrato per la prima volta la tessera e quindi ho avuto uno sconto del 10% ulteriore. Infatti questo è venuto 3,51 euro. Poi, della invece nuova collezione, che non trovo il nome, non mi ricordo il nome, ho preso una Double Glam. È una matita, diciamo, non è una novità in casa Kiko, pur essendo un'edizione limitata, perché io già avevo quella dell'anno scorso, della collezione dell'anno scorso, che era panna e marrone. Invece quest'anno ho voluto prendere una diciamo con colori un po' più diversi. È la numero 109 ed è questa matita doppia e da una parte è un viola glitterato, mentre dall'altra è un color petrolio. Ovviamente il mio preferito è il color petrolio. Ah, il viola è davvero molto bello e come vedete è molto luminosa. E il color petrolio invece è opaca, ma è davvero bellissima. Sono morbidissime, adoro da morire questo tipo di materie della Kiko perché mi ci trovo davvero benissimo. E questa qui viene 5,50 euro, già scontato ovviamente. Poi ho preso due pezzi della collezione, diciamo, classica. E allora ho preso intanto una Ultra Glossy Lip Pencil, precisamente la numero 009. Ah, non è vero, ho messo al contrario. Mazza, mi chiamano volte. La numero 600. Allora, anche queste già ve le avevo fatte vedere nei video haul dei saldi estivi. Queste si trovano quasi sempre in saldo da Kiko. Io ce l'avevo viola e rosa. Ho visto questo colore, che è un colore molto pallidino. Infatti, adesso ve lo faccio vedere che swatchato non si vede quasi. Eccolo qui. Appunto, questo effetto gloss. Ed è un rosa molto chiaro. Messo da solo sulle labbra, dà un effetto molto naturale e molto semplice, diciamo proprio da gloss. Ma secondo me dove rende di più, ce l'ho già provato, e è sopra un rossetto scuro, e specialmente dando punto luce al centro delle labbra, è davvero carinissima, e soprattutto perché viene 0,90 centesimi, perché avevo avuto lo sconto con la tessera, comunque viene 1 euro. Quindi questa, insomma, se la trovate io ve la straconsiglio, perché queste ultra glossy mi piacciono tantissimo. Quelle che ho profumano a fragola, lampone, queste invece ha un odore tipo di caramella, è davvero particolarissima, quindi ve la straconsiglio. E ultima cosa, ho preso un long lasting che sto a dir poco adorando, che è il numero 36. Io questo vi consiglio assolutamente di prenderlo. Tra l'altro, se avete visto il video tutorial di Capodanno, è il long lasting che uso lì. Allora, questo colore qui, ve lo faccio vedere, io non so nemmeno come descrivervelo, è diciamo a base rosa con dei riflessi rossastri, violacei, dorati, è davvero particolarissimo e bellissimo. A me questo è piaciuto davvero da impazzire, tanto che lo sto più utilizzando quasi tutti i giorni, perché è davvero bello e merita tanti, poi insomma sappiamo tutte la qualità del long lasting. Questo anche era in offerta, non è qui, e l'ho pagato
4,90 euro. Quindi già sono ottimi di loro questi prodotti, trovarli in offerta è perfetto ancora di più. Quindi inizierei con gli acquisti di oggi a parte di Roma e inizierei proprio da Kiko, così rimaniamo insomma su questa linea. Come vi dicevo, ogni Kiko si trovano cosine diverse e io ho trovato un pezzo di una collezione, penso abbastanza vecchia, se non ricordo male si chiamava Da Bad Girl. Ed è questa palettina Street Glam, non so se ha un numero, sì, la 02. Ve la faccio vedere perché è davvero bellissima, secondo me. Allora, il packaging è semplicissimo di questi qua basic. Ha all'interno, come sempre, un super specchiozzo. E la palettina è questa qui. Parte dal nero al marrone, c'è un viola bellissimo, un verde acqua e un blu cobalto e un verde acqua. È davvero bellissimo, soprattutto è super pigmentata. Non ve la swatcho tutta, e appunto per problemi di tempo, tanto sicuramente ci farò un trucco, vi faccio vedere giusto il viola e blu. Cioè, guardate quanto sono pigmentati. E sono davvero dei colori, come vedete, bellissimi, pieni. Quindi non vedo tra l'altro l'ora di provarla e di farci un trucco. E questa qui veniva solamente 5 euro. Io non so quant'era il prezzo originale di quando uscì questa palettina, ma 5 euro penso sia davvero ottimo. Poi passiamo a Pupa. Ah, questo l'ho preso ieri sera. Non era di oggi a Castel Romano. Un momento. Mi sono scordata, sono una frana, lo so. Ieri sera siamo stati a Castelromano e come sapete c'è l'outlet Pupa dove ho preso due pezzi. Uno tra l'altro l'ho già provato e sono rimasta molto delusa. Tanto per. Allora, il primo pezzo appunto di cui voglio parlarvi è questo pigmento Pupa. C'è scritto Iridescent Pigment. È il numero 001. Ve lo voglio far vedere swatchato perché faccio vedere cosa mi ha tratto in inganno. A parte il fatto che non ha un cavolo di sifter e quindi cade tutto. Tra l'altro si vede nel vlog che ho caricato io che swatcho questo ombretto, quindi lo potete vedere. Allora, l'ombretto in questione è questo, ovvero è un duochrome con base violacea e dei riflessi blu azzurri. Come vedete è davvero non bello di più, secondo me, davvero particolare e molto molto bello. Penso anche stava bene con il mio colore degli occhi. Poi guardate che luce fa. Il problema è che oggi ho provato ad usarlo. Da asciutto sull'occhio non si vede assolutamente, ma del tipo che sembravo struccata. E sono rimasta delusissima. Da bagnato si vedeva e mano a mano che si asciugava spariva. Ha fatto davvero un brutto effetto. Lo proverò in altri modi perché comunque mi dispiace perché, come vi ho detto, il colore secondo me è pazzesco. Ah, questo qui viene 2,75 euro. E poi ho preso un pennello. Ah no, non è vero, forse quello che veniva 2,75 euro il pennello, l'altro 4,40 euro. Il pennello, che è un pennello piatto da applicazione d'ombretto, però le sedole un pochino più compatte qui, quindi lo pensavo anche, cioè lo penso, comodo anche per sfumare sotto l'occhio. E questo appunto viene 2,75 euro. Sempre a Castelromano, mi ero persa delle cose, scusate, all'outlet L'Oreal. Ho preso due cosine. Allora, intanto proprio lì dall'outlet L'Oreal io conobbi, cioè la conoscevo la Essie, però non ho mai comprato niente per via dei prezzi, invece lì hanno dei prezzi bassissimi. Ho trovato questo set che comprende lo smalto e la base, lo smalto che è appunto questo rosso corallo e il top coat. Lo scontrino non c'è, ma comunque veniva intorno ai 5,40 euro, 5,50 euro, quindi assolutamente ottimo perché sono tre smaltini Essie e nemmeno tanto piccolini, come potete vedere. Sono da 5 ml. Non vedo l'ora di provarli perché mi sto trovando stra bene con questa marca, insomma. Poi
Sempre all'Hotel Tellorial c'è anche uno stand Maybelline. E ho voluto provare la Master Smokey. È una matita matitona, ve la faccio vedere, di un bel blu notte, molto morbida, che può essere usata come eyeliner, come ombretto, come base, tant'è che dietro ha lo sfumino che si può utilizzare tranquillamente. E questa veniva intorno ai 5 euro. Mi dispiace che non ho lo scontrino. Poi Dio ragazzi, quante cose. Era un video lunghissimo. da Douglas, allora, quindi oggi, sì, oggi a parte di Roma, non dovrei sbagliarmi e dirvi cavolate, ok? Oggi a parte di Roma invece, da Douglas ho preso solamente una cosa inutile, insomma, e le veline, il paccone di veline, perché veniva a 0,99, 0,90 addirittura, ve lo dico, 0,93. E quindi, visto che insomma il prezzo era buono e mi servivano, ne ho approfittato e le ho prese. Poi andiamo avanti con un certo ritmo, se no, da H&M ho preso due pacchi che ovviamente non erano in offerta, di make-up sponge, ovvero le spugnettine in lattice per il make-up, che vengono 1,99 euro l'una. E mi servivano, quindi le ho prese. Poi della parte dei saldi ho preso due cosine molto molto sfiziose, questi mini rossettini che appunto, come leggete, erano scontati a 2 euro quando il prezzo originale era di 4,99. Volevo provarli insieme a voi, magari velocizzo un po' il video, non lo so perché mi rendo conto che verrà lungo. Sono in totale 5 rossettini, e dal più nude, vediamo se riesco a farveli vedere. Il nude è praticamente trasparente, non so se hanno dei numeri per... Ok, questo si chiama proprio nude, scritto minuscolo, quindi non ve lo avvicino nemmeno. Ed è questo qui, come vedete è davvero impercettibile. Poi c'è questo rosa che si chiama Bright Pink ed è questo rosa carinissimo, che è un altro nude ma ha tipo dei riflessi metallizzati all'interno, eccolo qui. C'è un altro rosa che si chiama Soft Pink. In effetti sembra un rosa un po' più tenue, un po' più Barbie, sì, eccolo qua. E infine c'è un rosso che si chiama Red, banalmente Red. Wow, bel rosso. Vi dico che così a prima impressione non sembrano affatto male. I due nude, diciamo, sono quelli un po' più deludenti. Magari da utilizzare sopra altri ombretti, altri rossetti, scusate. Però per 2 euro mi sembrava una cosa sfiziosa, anche magari da tenere in borsetta. Poi, andando avanti, sempre da H&M, ho trovato questo blush a 1 euro. È un blush che si faceva il tiro da tanto e veniva 3,99 euro. Non l'ho mai preso, non per il prezzo, perché insomma 3,99 euro per i blush di H&M con cui mi trovo sempre benissimo, non è tanto. Ma perché avevo tanti blush? Ma insomma, per 1 euro non ho potuto cedere. Allora, questo è il blush. Come vedete, con tutte disegnate queste rosa, queste rose, volevo dire, è un blush che vira rosa, fucsia, arancione. E sotto ha uno specchietto con il pennellino. Non l'avevo vista questa cosa. Davvero davvero carinissimo. Vediamo se riesco a farvi vedere lo swatch del blush. Ed è questo qui qua sotto. Ho preso un po' tutto insieme. Comunque vira molto di più a rosa, rosa corallo, diciamo. Ed è carinissimo, insomma, si chiama Spring Flower. Lo trovo carino, ma insomma, 1 euro. 1 euro. Potevo lasciarlo lì? No. Poi,
siamo stati da Yves Rocher, dove si è fatta la tessera anche mamma, così ci prenderemo omaggi doppi. Sì, lo so, siamo un po' pessime. E abbiamo preso due cose. Allora, volevamo, c'erano parecchie cose in offerta al 40%, cioè è tutto al 40%, tranne i prodotti con il bollino verde. Era presa in offerta la nostra famosa acqua micellare, ma avevo provato delle cose lì allo stand dei trucchi e c'era questa acqua micellare qui per struccarsi e boh, mi ispirava tanto e quindi l'abbiamo presa. E viene 7,50 euro meno 1,55 euro di sconto, quindi insomma 5,90 euro così. Ed è comunque più grande dell'altra, quindi è assolutamente conveniente. C'è scritto acqua struccante, viso occhi, senza profumo, senza parabeni, ed è al fiordaliso, se non ricordo male, sì. In effetti è inodore. Ha questo packaging qui e non vedo l'ora di provarla, perché non so, mi ispirava tantissimo, da cui mi ha levato il trucco sulle mani. Ovviamente spero di non aver sbagliato intuizione. E poi c'erano scontate anche le Stilo waterproof, che come sapete io sono ormai innamorata follemente di quella classica nera che avevo comprato, perché mi dura davvero tantissimo. E quindi abbiamo voluto prenderne un'altra, che è la 03 Vert. Ve la faccio vedere se riesco a stapparla. È questo bellissimo verde acqua. No, forse più verde che verde acqua. Sono morbidissime e poi avendo la mina così piccolina riesco anche a farci le righe di eyeliner tranquillamente. E questa qui veniva a 9,95 euro, l'abbiamo pagata a 4-5 euro, insomma. Ci hanno ridato anche la shopper. Poi da Casanova, mi allungo perché ce l'ho qui, abbiamo preso questo set di coltelli. È davvero fighissimo, ve lo faccio vedere. Sono i coltelli in ceramica. Aspettate, levo il foglietto che è dentro. Non so se li sto inquadrando tutti. C'è un set di coltelli più un pelapatate a 10,90 euro. Insomma, era ottimo assolutamente il prezzo, tant'è che dentro al negozio c'era davvero il panico. Ogni persona usciva fuori con almeno un set di questi coltelli. E beh, comunque vi li volevo far vedere. Poi oddio, che altro c'ha? Niente. Ok, ultima cosa, sono stata da Sephora. Non ho comprato niente di super mega poso, ma ho preso a 2 euro le unghie adesive con questa trama qui in pizzo. Già le provavo in passato e quelle di Sephora mi piacciono tantissimo, mi ci trova benissimo. Ne ho già un altro da utilizzare, che sono rosse glitterate, e solo che ogni volta che le voglio utilizzare poi ci ripenso perché mi dispiace usarle. Sì, lo so, sono un controsenso vivente, però queste sono davvero bellissime secondo me, per 2 euro. E poi sono andata a ritirare l'omaggio del mio compleanno. Ho portato la cartolina e mi hanno dato l'omaggio, che io sapevo essere dei lip gloss, invece mi ha dato questa scatolina al cui interno ci sono tre ombretti, un beigeolino molto chiaro e due marroncini, uno più sul tortora e uno proprio marroncino. Vuoi sapere come sono? Comunque ho gradito, essendo gratis. E niente ragazzi, finalmente ho finito, spero non sia venuto un video lungo e noioso. Fatemi sapere voi cosa avete acquistato con i saldi, che negozi mi consigliate di andare a vedere e qual è la cosina che vi è piaciuta di più. Vi mando un bacio e buono shopping. Ciao!